Dimenticare il KO nel derby, questo l'imperativo in casa biancorossa alla vigilia della gara con la capolista SPAL. Al Mazza, dove il diavolo non ha mai vinto e collezionato solo un pareggio e tre sconfitte, i ragazzi di Vivarini cercheranno di riconquistare quanto perso con i cugini dell'Aquila. Non sarà facile contro una SPAL che viaggia a mille e che potrà contare sul calore dei suoi tifosi che sono tornati ad essere il 12° uomo in campo. Sugli spalti si annunciano oltre 5.000 spettatori. La squadra emiliana, che dopo il pari di Ascoli Pisa conta di riprendersi il primato solitario in classifica, è reduce da 5 risultati utili consecutivi. Con i biancazzurri spallini militano tre vecchie conoscenze del calcio abruzzese: il brasiliano ex Pescara Romulo Eugenio Togni, Giorgio Capece qualche stagione fa a Lanciano e Federico Gentile per tre campionati in forza a Lanciano. Nel Teramo, Vincenzo Vivarini deve fare i conti con le condizioni non ottimali di alcuni giocatori. La Padula in attacco giocherà seppure non al meglio. Ballottaggio buon aiuto Petrella per sostituire l'infortunato Fiore. Lulli alle prese con un affaticamento muscolare stringerà i denti per scendere in campo. Noi abbiamo dei problemi che anche non lo diciamo, perché comunque Speranza si trascina dei problemi alla schiena, che bene o male stiamo gestendo. E lo stesso Caidi, che io me l'aspettavo dall'inizio e purtroppo anche questa settimana si è fermato. Però comunque lui penso che un apporto sempre ce lo darà, perché comunque è un fastidio che non riusciamo a, cioè bene o male si sa che cos'è, ma non si riesce a debellare e quindi lo stiamo gestendo. Quindi anche dietro un pochettino di problemi ce li abbiamo. No, in porta forse è l'unico ruolo dove stiamo messi bene, perché abbiamo Tondi in grande motivazione, grande convinzione, lo stesso Serraiò, che è un portiere di alto livello, quindi lì abbiamo problemi di abbondanza.